In questo periodo tra Terrasini e Cinisi c'è il tormentone dei bilanci. Terrasini, come già sappiamo, sulla questione del bilancio di previsione, che sappiamo come poi è finita, ma anche Cinisi non scherza. Ultimamente siamo qui col presidente del consiglio di Cinisi, Giuseppe Manzella. Ultimamente, dicevo, ultimamente, 3 giorni fa anche Cinisi ha vissuto i suoi momenti di aspra polemica e di contrasto sul bilancio, questa volta di bilancio di variazione di bilancio. Bene, vi sono state interviste, vi sono state prese di posizione, interviste al sindaco, ai due consiglieri Biondo e Di Maggio che sono coinvolte in questa vicenda, coinvolte nel senso buono Nel della senso parola. diretto. Ma ora vogliamo sentire anche il Presidente del Consiglio cosa ha da dire su questa vicenda. Io prima di fare questa intervista ho riflettuto tantissimo, perché se era il caso di chiarire la posizione all'interno del Consiglio Comunale di quello che è successo, di far sapere alla gente la verità, quello che è successo, perché io sono testimone oculare, perché ero all'interno del Consiglio Comunale, ero presente. Presidente, io la interrompo. La verità, quella che per lei è la verità. La verità, perché certo, poi ci sono diverse verità, ma io dico, Esattamente, la sua verità. Perfetto. penso di dire la verità. Quindi ho valutato bene se fare questa intervista o meno, ma vedendo anche amici miei, persone che erano un pochettino confuse su cosa è successo e perché si rischiava di perdere il carnevale, di sabato e d'altro. Ma intanto si rischiava di non veder passare le variazioni di Si bilancio. rischiava di perdere il passare Questo è un altro perché capitolo, ma questo è andiamo al un altro. dunque. Andiamo per passi. Io penso che il paese abbia bisogno di molta tranquillità e molta serenità. Queste accelerazioni in avanti non portano a niente. Questo paese ha bisogno di essere governato e governato con serenità, perché al di fuori del palazzo c'è tanta gente che ha bisogno e aspetta delle risposte, soprattutto aspetta risposte nel versante tasse e lavoro, dove si è fatto poco, diciamo, in quel senso. Comunque, andiamo ai fatti, atteniamoci ai fatti. Benissimo. Evitiamo i comizi, E vediamo i Presidente. comizi. Allora, quest'anno l'amministrazione di Cinisi ha portato in consiglio comunale nel mese di luglio il bilancio di previsione, cioè i soldi che ha il comune di Cinisi, li ha divisi in vari capitoli e li ha portati all'interno di questo bilancio. È stato approvato all'inizio del mese di luglio. Dopodiché, questa amministrazione è stata, a mio parere, incapace a spendere 800.000 euro che erano all'interno del bilancio di previsione e si è dovuto ricorrere alla variazione di bilancio. Variazioni. Questa variazione di bilancio, la legge dice chiaro, è molto chiara e dice che gli enti locali possono fare la variazione del bilancio entro il 30 di novembre, dopodiché solo in casi eccezionali. Quindi questi 800.000 euro, voglio chiarire, non è che questi 800.000 euro se non venivano variate si Scusi, perdevano. Presidente, 800.000, ma si parla di 300.000. Si parla di 800 perché ci sono alcune somme accantonate, ad esempio 205.000 euro per i lavori della Via del Mare. Chissà, la ditta che ha fatto i primi lavori ha avanzato una richiesta di 400.000 euro. L'amministrazione con il RUP ha, come si dice, barattato, ha Contrattato. contrattato con la ditta, sono arrivati ad una somma di Ah, 205.000 euro. quindi allora sono Questi in. soldi sono dei soldi che il Comune ha messo da parte, chissà, Ma la sono ditta, vincolati sono però. vincolati per pagare i lavori fatti in più dalla precedente ditta della Via del Mare Sì, però e dico così via. virtualmente, ma di fatto sono però 300.000 quelli Quelle che effettivamente. noi abbiamo variato sono 480.000. Sì, 480. 480.000. Bene, comunque continuiamo. 468.000. Perfetto, però andiamo al discorso della Andiamo. scadenza del 30 La legge ti novembre. dice che tu
La legge dice entro il 30, ma non lo ti vieta di farlo prima, giusto che Certo. si sapevano che queste variazioni dovevano essere fatte. Puntualmente, si ripete che mi arriva all'ufficio di presidenza la proposta fatta il 29, vorrei che lei l'inquadrasse, Sì, la ma proposta fatta dall'ufficio e quindi dall'amministrazione. non c'è alcun dubbio. Il 29, Fatta quindi il un giorno prima. 29 per il 30, cioè 29 a mezzogiorno. Io subito mi sono recato al comune, ho convocato i consiglieri comunali, ho convocato il consiglio comunale che per il 30 alle 21 c'era consiglio comunale. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità, chi viene, chi non viene, hanno dei motivi, come dire, personali per dire ai cittadini perché loro sono stati assenti o meno. Sicuramente non hanno avuto il tempo di potersi studiare queste variazioni di bilancio. Quindi lei ha convocato il consiglio da un Il giorno 29 a all'altro, da mezzogiorno, un giorno all'altro, oggi per domani, con urgenza, procedura d'urgenza. d'urgenza, sì. Benissimo, questo già è un primo Sì, punto. sì, 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 sì. Poi vorrei Io vorrei capire. capire il bene comune, Sì. quello che vorrei dire, il bene comune è solo dalla maggioranza o il bene comune è sia dalle proposte che avanzano sia la maggioranza che la minoranza? Perché questo fino ad oggi non è mai successo, o è successo in casi rarissimi, che qualcuno della maggioranza fa delle proposte, delle mozioni e puntualmente la maggioranza per la forza dei numeri vengono bocciate. Questo è un fatto che bisogna anche dire. Certo. Che sia chiaro, io personalmente, in tempi già precedentemente nel vecchio bilancio, ho fatto degli emendamenti, tre emendamenti, li ho ripresentati in questo ultimo variazione di bilancio e si tratta di tre proposte che vanno nell'interesse generale. Uno era portare l'acqua a piano tavoli dove esiste un bevaio e una cisterna fatta dalla vecchia amministrazione. Per gli allevatori locali, in maniera tale che gli allevatori, come si sa, che ogni anno, e quest'anno in modo particolare, visto la poca piovosità, hanno avuto problemi seri per fare bere gli animali. Quindi ho portato, è una proposta che, come dire, risolve in modo definitivo il problema dell'approvvigionamento idrico a piano tavola. Quindi con le bonze d'acqua, con No, le... con le bonze e d'acqua, come? con il tubo che parte da Sansotto, passa Ah. da Mircene, arrivare a piano tavolo, i tecnici mi dicono sono 2 km e 400 metri. Ed è fattibilissimo, con un tubo di sezione inferiore di mezzo pollice si porta l'acqua direttamente in questo bevai e si risolve un problema per E sempre. spesa? Io avevo chiesto la prima volta 30.000, ma è stato bocciato. Ora, l'ultima volta avevo chiesto 20.000, a dire che ci sono anche più che sufficienti, ma il Consiglio Comunale me l'ha bocciato. Vabbè, comunque, Il Consiglio Comunale, tengo precisare, di gruppo di maggioranza, gruppo di che i maggioranza. due dell'opposizione non hanno votato. Poi ho presentato un altro emendamento che riguardava l'acquisto per i nostri bambini e bambini e ragazzi che sono alla scuola materna all'asilo nido, dove mancano i giochi, i passeggini, Quindi le mancano le attrezzature. attrezzature. E ho fatto un emendamento di 15.000 euro da dividere per le tre scuole, sia presso Gramsci, sia la scuola materna e sia la scuola dell'asilo nido. E quest'altro mi è stato bocciato. L'ultimo, che è dove io non ho trovato più la forza di continuare, è che avevo presentato un emendamento di 10.000 euro per quanto riguarda per acquisto attrezzature al centro polivalente Totò Zangara. E Sì. puntualmente mi viene bocciato. Io quando dico attrezzature, dico comprare prodotti per fare il laboratorio. Prodotti per la ceramica, per la lavorazione della gesso, per far sì che questi ragazzi e anche gli anziani che fanno parte di questo centro di fare cose positive e Invece? propositive. E invece, guarda caso, mi è stato pure Ma è bocciato. stata stanziata una somma per attrezzature? Se non Iniziamo. sbaglio. Sì. Le attrezzature si riferiscono a quello che è stato detto in Consiglio Comunale di comprare una giostra per i disabili. Tant'è vero che Una giostra. una giostra.
il presidente dell'associazione che gestisce in questo minuto, che è all'interno del Saverio Palazzolo, che è all'interno del centro polivalente, ha fatto una lettera che non era per nulla d'accordo su questa cosa, perché i ragazzi non serve, e i ragazzi sono persone anche molto grandi, non serve le giostre, servono prodotti che possono loro inserirsi all'interno per attività giornaliere. Serve un climatizzatore, servono delle sedie, cose, atti concreti, giostre e giochini non servono a queste persone. Questo che è per fare chiarezza. Poi, scendendo, non vorrei annoiare i telespettatori, ma purtroppo mi sembrerebbe che ci dovremmo giustificare quello che abbiamo fatto, quello che sto facendo. Sembrerebbe da un lato che ci sia il bene, e dall'altro lato ci sia il male assoluto. E non è così. Non è così, perché per quanto riguarda il carnevale, il comune vuole acquistare i carri, ma non ha dove metterli. Stanziare 50.000 euro per i carri e comprarli, e dove li conserviamo, gli ho detto in consiglio comunale. Queste sono le cose che... Ma finora sono, stati sistemati? Fino ad oggi sono stati, dopo finisce il carnevale, molti vengono, diciamo, pochissimi vengono conservati, che vengono, poi alla fine vengono distrutti dall'intemperie, e quindi non c'è un magazzino dove... Il comune non è proprietario di nessun magazzino. Quindi una volta che finisce il carnevale finiscono anche i... Mentre questi... questi devono acquistare, essere... il sindaco ha riferito in consiglio comunale che li metterà a scuola. Ebbene, e questo è un altro punto ancora. Certo. 50.000 euro per il 50.000. Carnevale. Poi voglio dire, non è che vengono perse queste somme, queste 400, se non si faceva la variazione di bilancio delle 468.000 euro, venivano riportati nel bilancio del 2018. Quindi... Non vedo tutto questo allarmismo che c'era, c'è di sicuro che l'amministrazione è stata incapace a investire questi soldi prima del 31 di dicembre. Ecco, con la variazione in bilancio forse le spenderanno. Presidente, in effetti al sindaco veniva a mancare la sua maggioranza l'altra sera, quindi io non so, questo forse dovrei chiederlo ai due consiglieri dell'opposizione che... dicono con senso di responsabilità hanno garantito il numero legale per far passare il bilancio le variazioni. Di bilancio, sì. Ecco, non tutti se la sentono di condannare questi due consiglieri che si sono prestati al sostegno del sindaco o del bilancio. Lei cosa ha da dire in proposito? Ma io cosa da dire? Io penso che non è che sono rimasti là, ogni consigliere è responsabile dell'azione che fa. Io non sono andato via perché non condividevo le scelte che sono state fatte e non condividevo perché i miei emendamenti che andavano in direzione dell'interesse generale sono stati bocciati e altri emendamenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale. Quindi, vedendo tutto questo, vedendo anche che allontanandomi non recavo nessun danno all'Assemblea perché il numero legale c'era, cosa dire? Loro si assumono le loro responsabilità politiche, perché è chiaro che questa è una scelta politica che loro hanno fatto, sono consapevoli, io avrei agito diversamente. Il carnevale è alle porte, insomma, sì. Dopo Natale in pratica si comincia, sì, già, si entra già nell'atmosfera in un certo senso. Ecco, ma questi 50.000 euro stanziati immagino non proprio per il carnevale, ma per le attività turistiche, sì, in generale. Si sarebbero, lei diceva che non si sarebbero persi, sì, ma di fatto andavano poi spalmati nei vari capitoli e sì, potevano essere poi recuperati. Sì, potevano essere recuperati, non andavano persi. Chiaro che il sindaco, l'amministrazione ha, come dire, una maggioranza molto risicata, perché loro sono in 11 e quindi se qualcuno si sente male, ha un problema serio, deve partire, c'è un consiglio comunale, è chiaro che ci sono difficoltà all'interno del consiglio, ma se le cose vengono fatte per il bene veramente del paese, ascoltiamo tutte le voci, sia le voci della maggioranza ma sia le voci della minoranza, perché uno non le deve votare? Io già, pur non condividendo il disegno politico di questa amministrazione, mi sono ritrovato nel passato di approvare il bilancio,
Quindi perché io non ci vedo nulla di male se le cose si fanno nell'interesse generale. Se io devo bocciare degli emendamenti per partito preso o per il bene comune della maggioranza, non è così. Sì, certamente. L'amministrazione comprende sia la giunta che il consiglio Consiglio. comunale, che è un organo propositivo, di stimolo, di controllo. Ma come interpreta, e Sì. concludiamo, come interpreta una sua personale interpretazione sulla questa, diciamo così, assenza dell'opposizione? Mi riferisco al PD, a Rigenerazione, Helianthus e così via. Perché si sono allontanati? Io non ho possibilità di sentirli, ma Sì, una no, sua mia personale. impressione personale. Certo. Io ho sentito qualcuno di loro e qualcuno di loro lamentava il poco tempo a disposizione per potersi studiare gli emendamenti. E quindi per evitare in consiglio comunale non fare un discorso completo dal punto di vista politico, di fare degli emendamenti che potevano andare in senso contrario all'interesse del paese, hanno preferito, penso io, presumo, di restare, di non venire in consiglio comunale. Aspettare che io avevo comunicato loro che ci andavo, quindi tenevo io il numero legale, su questo non c'erano dubbi. Grazie Presidente, se non ha Prego. altro da aggiungere possiamo No, ok, concludere. grazie a lei. Grazie.